traguardo. Sono 79 anni di grande storia, una lunga storia quella della Sicilia che ancora porta avanti un nome importante nell'informazione. Assolutamente sì, è un 79esimo anno che è una cifra non pari, quella pari l'avremo nel 2025, ma è un momento che vogliamo esaltare non per autocelebrarci, ma per ribadire una volta di più quanto sia importante per lo sviluppo di un territorio avere un'informazione libera, autorevole, credibile, credibile perché è la storia che ce lo dice, sono 79 anni che siamo ogni giorno in edicola o sul web adesso e c'è l'esigenza di andare avanti. Guardare avanti significa essere giornale oltre le pagine del giornale, essere giornale significa favorire dei momenti di incontro come quello che abbiamo voluto qui ad Agrigento, non a casa ad Agrigento, che è il luogo di tutti i siciliani. Siamo qui nella Valle dei Templi, il Museo Archeologico è uno dei luoghi dell'anima, non i luoghi di un territorio piuttosto che di un altro, perché il nostro ha la vocazione, ha l'ambizione di essere il giornale dei siciliani. Già il nome della testata La Sicilia ci aiuta in questo e da qui vogliamo partire, ripartire e continuare. È un'informazione che è cambiata negli anni, ma la Sicilia continua la sua carriera. Sì, la continua da 79 anni e per 79 anni con un'evoluzione della nostra professione che ci lascia comunque sempre felici e ottimisti sul futuro. È una sfida che raccogliamo, festeggiamo qui da Agrigento perché crediamo che sia proprio la culla della civiltà siciliana e siamo felici di questa giornata e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla nostra festa, le istituzioni, i lettori, pronti per festeggiare anche gli 80 anni l'anno prossimo. È appunto una informazione che cambia, l'evoluzione, internet, che cosa è cambiato per voi da carta stampata? Ma in 79 anni ne abbiamo viste tutte, nel senso che è un cambiamento che stiamo vivendo, felici di superare le difficoltà, ma si superano lavorando, si superano concentrandosi sul lavoro con ottimismo, capendo dagli errori del passato per non farli due volte e credendoci ogni giorno. Noi, dicevo prima, abbiamo questa grande forza che è la nostra squadra. Oggi è un giorno speciale per il nostro quotidiano che compie 79 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno ad Agrigento e siamo onorati di tutto questo anche in vista del prossimo anno che Agrigento sarà capitale della cultura. Insieme al direttore, all'editore e a tutte le vecchie glorie, ma anche ai collaboratori, insieme a tutte le autorità, insieme al Presidente della Regione, stiamo tracciando un attimo un bilancio sia di quello che è il nostro lavoro, il nostro modo di fare informazione, sia affacciandoci sul territorio con tutte le varie problematiche e le tematiche che sono di attualità.